Eccoci qua, bentornati ragazzi, avete dormito? Sì, relativamente, per Io essere. tanto, io tanto. Stanchezza devastante. Io sto ancora dormendo. Stavo giusto per commentarlo, dico, sta facendo affari o sta dormendo ancora? Sto facendo tutte e due, sto facendo affari mentre dormo, quindi non mi date retta. In effetti, io ho anche il caldo. Allora, beh, comunque non è andata male. Adesso caricheremo i video, no? Per oggi non diciamo niente, andiamo avanti però, no? Beh, non Sì, preoccuparti. andiamo avanti. Stiamo facendo cose. E niente, adesso riprendiamo un po' la chetichella, siamo tutti un po' caldati. A parte, come è questa sera non ho ancora trovato il tempo per andare al barbiere. No, non trovo il tempo per andare al barbiere. C'è qualcuno che Neanch'io. ascolta che sia di Milano, zona Zona centro? Turati, sì, centro Turati, Repubblica, venite qui e tagliatemi i capelli. Qualcuno va, dai in ufficio, poi si contatta privatamente Costantino, gli dà le credenziali, insomma, gli dà l'indirizzo perché lo vogliamo vedere. Ce ne servono tre, uno che gli taglia i capelli, uno che gli fa le unghie e E la uno che terza non lo so. lasciamo stare, e lasciamo stare io. Vabbè, io volevo intanto ringraziare tutti quelli che sono venuti e che ci hanno seguito in streaming, e anche tutti quelli che si sono fatti un mazzo, tanto i ragazzi dello staff, Sì, gli esatto. speaker, Tutti tutti quelli che hanno venuti. aiutato, quelli che hanno suggerito e non siamo riusciti a rispondere. Io, guardate, ho appena aperto la posta, quella che diciamo, appare su quando fai Google il mio nome, centinaia di messaggi, tolto il junk, i primi sei, che erano di sei persone che non so chi siano, ma adesso lo imparerò, che mi danno suggerimenti, idee, si mettono a disposizione. Quindi, se comincio così, Esatto. finisco dopo domani. Forse Comunque. poi Michele vale la pena di ringraziare anche, senza forse, gli speaker che sono venuti tutti a gratis, nel Ringraziamo senso. tutti, certo, sono tutti al loro Anche studio. i giornalisti che ci hanno insultato, cioè, lo sanno sicuramente che ci siamo incontrati, hanno fatto due o tre battute su Twitter, ci hanno fatto ulteriore pubblicità dimostrando Sì, la sì, ho loro detto un inutilità. grazie particolare a Luca Telese Esatto, grazie per la vostra per il inutilità suo film. sociale, la vostra inutilità è il nostro futuro. Non so, quando ti vedo ti offro una birra, perché è stato molto bello, perché avevi deciso di insultarci, è stato piacere. Fallo di nuovo, fallo spesso. Fallo tutte le mattine, anche tu. Ma anche che ne so, quello lì, quello. Tutti, insomma, quello che volete. Non stavi parlando con Messora prima, tu? Anche Messora, lo ringrazio, sì, perché Grazie, bravissimo. Messora. È venuto lì, ha detto che c'è il super economista che ci distrugge, che non abbiamo il coraggio di dibatterci, che c'ha miliardi e miliardi di viste. A dire la verità, anche Lino Banfi, quelli che scorreggiano miliardi e miliardi di viste. Ma comunque, secondo Messora, 6 miliardi e miliardi di visualizzazioni, sei bravo. Ah, hai Sì, ragione. ti ha detto anche che siamo sfigati, che abbiamo le telecamere da Non siamo sfigati. sfigati quando Grazie. le telecamere. Io poi ho Grazie. anche l'audio. Come funziona l'audio oggi? Bene. Ora pare bene, pare bene. Speriamo, Poi va. ringraziamo anche Riccardo Dal Ferro, che anche lui è Grazie, bravo. grazie. Riccardo che ci ha aiutato. E Ma insomma, poi niente, Messora se... ci ha fatto bella pubblicità, quindi per favore fatecene ancora, più se possibile. volevo dire due cose, Dite scusami, se non Michele. esistiamo, siamo degli imbranati, degli incapaci, degli abbronzati, dei Si accetta cappelloni. qualunque insulto, va benissimo. Va bene, intanto sapete, noi abbiamo una scorza così, non vi vediamo neanche. Due cose, Michele, poi vedete se metterne delle altre. La prima, molta gente ci ha detto invitate più donne. La risposta è ci abbiamo provato, cercheremo di fare meglio. Ma devo dire che, Sì, ci come abbiamo provato. giustamente ha osservato Sara, l'incontro era aperto, c'è un fatto, ormai l'abbiamo anche discusso sul mio canale, ci ho fatto due dibattiti a questo punto. Esatto. Sì, ci abbiamo provato. E... la seconda cosa è che Meno tutti quelli... interesse, obiettivamente le donne fanno politica in una maniera diversa, hanno un Sì. rapporto con la politica che non passa attraverso questi dibattiti, queste robe Sì. pubbliche, fare loro, cioè Una ognuno. questione di scelte, di preferenze. Sì. Però ci abbiamo provato, ci proveremo ancora, ci metteremo più Decisamente. impegno, vediamo se riusciamo ad avere risultati migliori. La seconda cosa, compari, se siete d'accordo, è che tanta gente ci dice fate il dibattito pubblico con Tizio, Caio, Sempronio, eccetera. Cioè, noi non è che non lo facciamo, siamo qua. Cioè, chi vuole, capito? Cioè, nel senso, sembra che noi ci sia, che non abbiamo voglia, fai il dibattito con Borghi, fai il dibattito, boh, io, cioè, siamo qui, eh. No, no, noi siamo qui, siamo sempre disponibili. Una cosa, quelli ai tanti che ci invitano a dibattere con Tizio piuttosto che con Caio, che abbia un senso il dibattito. Adesso non per fare noi gli sboroni, non abbiamo voglia di fare gli sboroni, anzi ci mettiamo spesso in gioco. Ma quando ci proponete qualche cosa, insomma,
se si deve parlare di minibot con Borghi o piuttosto con Dragoni, faccio un nome a caso, va bene. Però se ci proponete dibattiti con persone che inventano delle cose ancora peggiori rispetto a quelle che raccomandano... Cazzo hanno inventato. No, vabbè, ma ne trovi. Che non significa voler sembrare o essere elitari, significa andiamo al cuore del problema e non andiamo a dibattere, anche perché poi il tempo non è tantissimo, con cose che veramente non stanno in cielo né in terra. Esatto. Io guarda, adesso ve lo dico, dopo la roba di Messora, che infatti l'ha girata, tutto quello che cercava era che andassi sul suo canale a farmi prendere in giro dalle sue varie tecniche. Io il dibattito col tuo economista lo faccio, ne ho fatti tanti. Ci prendiamo su Zoom, ristabiliamo una regola, 3 minuti a testa, 3 minuti a lui di orologio, 3 minuti io, andiamo avanti finché vuole. Ah, si mostrano i dati, fine. Poi quando abbiamo registrato, chi vuole lo trasmette. Allora ne è arrivato un altro di questo mondo, e lì per dimostrare che proprio non ho problema, non mi ricordo neanche il nome del signore. Ernesto ha insistito, dice sì, no, questo a seguito, dice cose assurde, ma dovresti provare a smontarle. Vabbè, lo farò, quindi lo farò con questo signore. Questo non vuol dire che... si è disposti a farlo con tutti, basta una volta, due, poi basta. Cioè, l'affermazione del fatto che alcune cose sono assurde e che discutere con la famosa montagna di merda è impossibile, perché devi continuamente... No, però, ma anche perché, Michele, ci sono tante cose importanti di cui discutere. Ci sono tantissime cose importanti di cui discutere. Allora, perdere tempo con questa marea di persone che vanno sui video, in TV, in radio, a scrivere, a raccontare sciocchezze clamorose, francamente anche no. Infatti su questo, guarda, possiamo lanciare un po' una cosa, ho fatto un po' una riflessione, a partire anche da quegli studi, da quelle cose che menzionava Gianluca durante la chiacchierata finale, no? Rispetto ai social, eccetera. Ditemi voi se sbaglio, ho fatto sto ragionamento qua. Cioè, social del tipo Twitter o del tipo Facebook, al contrario di YouTube, in realtà, hanno essenzialmente due funzioni. La principale è rally the truth, e cioè le persone che hanno dei contenuti, che siano veri o falsi, non importa, li usano per trasmetterli, alle persone che li seguono e che nella grande maggioranza sono delle persone così a priori interessate in questo loro punto di vista. Ok? Non sono dei luoghi per dibattere, né sono luoghi per convincere gli indecisi. Poi sì, dirò, secondo me, se vogliete discutere, che cosa può convincere l'indeciso, il confuso, la persona onestamente indecisa. Ma soprattutto i fatti, a mio avviso. E quindi su quegli strumenti, la tattica che ho adottato, magari mi sbaglio, è che tutti i troll, i seguitori, quelli che passano il tempo a spammare, a insultare, a aggredire, gli dico sei un asino, e lo blocco. Cioè, glielo dico una volta e poi lo blocco. In modo da evitare che di entrare nel suo giro e accumulare i punti VDB della rete. Io invece considero rilevante, per quello li ho tenuti, controbattere e mostrare che sono bugie, tutte le volte che ne ho l'occasione, i capelli. Per questo che so, a Telese rispondo e mostro che dice bugie, a Messora risponde, e a suo tempo a Bagnai rispondevo e mostro che dico bugie. Ah, infatti non è un caso, a mio avviso, che praticamente tutti questi, con pochissime eccezioni, tipo appunto Telese e Messora, vediamo quanto resistono, sono veramente pochi, ne hanno bannato tutti, e credo sia successo anche a voi. Sì, sì, stessa assolutamente cosa. Sì. Esattamente. Ma infatti è così. Questi perché Bagnai, Borghi, Rinaldi, Bifarini, Donato, eccetera, eccetera, vi hanno bannato, ci hanno bannato tutti noi in grado di dare contenuti, di mostrare che raccontano bugie. Perché se tu rispondi e ritwitti con commento una cosa loro, è molto probabile che lo vedano i loro lemming. E fra i loro lemming c'è qualcuno che ha il cervello che funziona, c'è qualcuno che non li ha ancora sposati come se fossero Gesù Cristo, c'è qualcuno col dubbio. E questo gli crea difficoltà e quindi ti bannano. Sì, loro fanno molto, usano molto echo chamber, però la verità, usano molto l'effetto echo chamber, no? Quello di chiudere tutto in una, diciamo, in un selected group of people. Però, però la verità è che quello che viene fuori, che è molto pericoloso nel retweetare le loro
cose strampalate è che tu puoi, puoi avere, che era quello che cercavo di dire domenica, puoi stabilire delle connessioni ancorché deboli tra i tuoi network e i network di chi ti guarda, per cui tutte le persone in bilico, chiamiamole così per essere dei tuoi network e di quelli che guardano te, corri il rischio di mandarglieli di là. Per quello che io dicevo quella cosa, e questa è una cosa che io non posso far vedere, ma lo faremo vedere. Io pensavo che, per esempio, uno dei panel di ottobre potrebbe essere su questa roba qua. Assolutamente, assolutamente. No, ma sono d'accordo. Qui lì c'è il rischio, no? Una volta che io prendo Telese che dice una bugia, prendo la sua bugia, ci faccio il retweet con commento mostrando che è una bugia, mi sto prendendo il rischio di convincere qualcun altro di aver sbagliato, e che se ho sbagliato, quello che magari in questo momento non condivide la propaganda sovranista di Telese di Cara Boldrini, dice cazzate. E che è infatti la ragione per cui secondo me va fatto solo quando sei assolutamente sicuro, sì, al 100%, ed è palese, evidente, non richiede ragionamenti grafici e dimostrazioni, e questo qua è poco. Sì, sì, è una questione di errori statistici di primo o secondo tipo. Sì, bravo Thomas, è proprio quella roba. Ci vuole, secondo me, un minimo di... Noi l'abbiamo guardata proprio con delle funzioni di quel tipo là, Thomas, quella roba lì, su Mattarella, guardando proprio qualitativamente l'80% dei tweet era a favore di Mattarella, ma il giorno dopo hanno messo Conte. Sì, sì, ma infatti va gestito, alcune di queste cose vanno... È una roba... Però la totale chiusura nell'echo chambers io non la raccomando, perché credo che sia... No, ma Michele, scusami. Quando è necessario, capito? Michele, scusami, non volevo dire... Non è che non li devi commentare, semplicemente non bisogna usare i loro cioè il loro Twitter account e gli hashtag, perché lì poi... E quello è il tema, no? Infatti io uso tipo il Capitone... Il Mantovano che... Ma infatti neanch'io li uso. No. Gli hashtag li cancello tutti, specialmente che li imposti da loro. Ma per tornare al discorso dei social, Facebook piuttosto che Twitter, io sono molto d'accordo con Michele. Lui ha adottato questa policy che è condivisibile, per il fatto di Lemming e tutti questi che vengono a fare il casino, non bisogna perdere tempo a discuterci. Lui li banna direttamente. Io ho notato che utilizza un'altra tecnica, che è quello di totalmente non rispondere mai, hai più o meno lo stesso effetto, nel senso, evitare di star lì a dare acqua ai disgraziati che vogliono fare polemiche. Cioè, sui social, purtroppo, Facebook e Twitter non sono luoghi in cui si dibatte nulla, secondo me. Cioè, esatto. La cosa fondamentale è che su Twitter e Facebook tu non dibatti con il totalmente covertito, col troll, con l'impazzito. Credo che sia così. O inchiodi il capobanda nelle sue menzogne. Alcune menzogne sono quasi sempre menzogne, però alcune menzogne sono palesi, chiari, facili da mostrare, altre richiedono otto grafici. Quelle di otto grafici, secondo me, non c'è. Cioè, non è il caso di mettersi. Perché infatti. Quello in cui proprio dice una cazzata, lo inchiodi, fine. I troll, oppure, sì, o li ignori come fai tu, io preferisco bloccarli, così non corro mai il rischio di infilarmi, di vedere... La tentazione di rispondere. Sì, di avere la tentazione, magari quel giorno sono lì in treno, annoiato, sto cazzeggiando, c'è quello che mi dice che mia mamma aveva altre caratteristiche da quelle che aveva, e decido di dove. Adesso, mi salta la mosca al naso. Io li banno, è morto lì. Oppure molti, ecco, quelli più che mi sembrano, ho usato molto mute, e devo dire che è molto efficace. Ti sei tolto l'audio, Tom? Sì, è molto efficace il mute, perché stanno nel loro brodo, sono frustrati dalla loro non conoscenza dei fatti. E quindi... Perché col mute tu i messaggi tuoi gli arrivano, se loro vogliono seguirti ti seguono, quindi le cose che hai da dire le dici e tu non perdi tempo a star lì a leggere le loro fregnanze. Quindi a mio avviso è... A proposito di capi capetti e ban facile o click facile, come sappiamo dall'esperienza fatta con un paio di parlamentari che sono molto attivi su Twitter, vi racconto brevemente l'esperienza. Io c'è stato un periodo che andavo spesso sul profilo di quello ufficiale di Di Maio, ogni tanto facevo delle incursioni anche su quello di Battista o di Salvini, eccetera. Anzi, che culo! Che bello! Per un paio di settimane di seguito ho smentito, grafici alla mano, dati alla mano, tutte le affermazioni che venivano fatte dal social media manager di Di Maio. Sono stato ammutolito.
cioè davo fastidio. A un certo punto mi sono reso conto che davo fastidio perché non è che me ne frega dei like che ricevevo, che cominciavano a essere tanti, ma qualcuno cominciava a porsi dei dubbi. E infatti io posso leggere Di Maio, ma non posso commentare. Ha fatto la carica di balaclava da solo. No, esattamente, è la ragione per cui tutti, chiamiamoli così, i capetti, ci hanno bannato tutti. Sì, sì. Perché le persone che loro sanno, che hanno contenuto, che hanno capacità, magari anche tempo, il coraggio, perché molte persone a volte si imbarazzano, no? Noi ci imbarazziamo meno. Parte del nostro essere diventati personaggi pubblici, in realtà se ci pensate, oddio, è sparito Thomas. Ah, si è caduta la linea. No, ha messo, secondo me, doveva andare a fare qualcosa. No, no, ma è proprio sparito, non è che ha messo... è andato via. Beh, secondo me, se ci pensate, dipende dal fatto che quindi così siamo un po' più tranquilli con noi stessi, ci vergogniamo meno di esporci, no? E niente, questi qua ti bloccano perché hanno paura che dicendo la verità, leggendo la verità, i loro followers, anche se in questo momento apparentemente convinti, gli vengono dei dubbi. Quindi... Vabbè, sì, anche perché poi adesso le cose stanno venendo al pettine, nel senso, dai tanti annunci, dalle tante stronzate che hanno detto, vediamo che si stanno un po' incartando, mi sembra. Vabbè, facciamo l'aggiornamento procedura, va? Dai, visto che non ne abbiamo parlato prima, però ci sono delle date. Dai, forza, parliamo un po' di cose economiche. Torniamo al nostro lavoro, ragazzi. Dopo che Gonde ha fatto la lettera che noi abbiamo cercato di commentare, assente Thomas, per impegni precedenti, abbiamo capito che c'era un periodo che poteva andare dal 15 giugno fino al 9 luglio, in cui ci sarà la decisione finale dell'Ecofin, in cui la commissione avrebbe potuto parlare. Abbiamo capito che la commissione parlerà dando una recommendation all'Ecofin il 2 luglio, quindi sta dando al governo italiano tempo fino al 2 luglio per mandare una lettera meno, diciamo così, prosastica alla commissione, ma con i numeri, che starebbe preparando TRIA in questo momento qua. E il problema è quello che viene fuori dal Ministero del Tesoro, che è, diciamo così, non dico che è totalmente sensato, ma almeno non è totalmente campato in aria, nel senso che è una roba che noi umani possiamo capire, è quello che viene fuori dai due guappi vice primi ministri, no? Cioè, nel senso che loro invece fanno finta che il vincolo di bilancio non esiste, quindi non si alzerà l'IVA, si farà la flat tax, il reddito minimo, ricchi per i miei cotillon. Quindi, al di là di tutto, bisognerà vedere. Adesso arriviamo a un punto che uno dei due deve mollare, no? O TRIA o di Salvini, Di Maio. Dall'altra parte, la Commissione, che in questo momento, cioè diciamo il Parlamento europeo e tutti gli organi europei di governo sono abbastanza impegnati nella faccenda delle nomine, e l'ultima versione sarebbe la Merkel al Consiglio d'Europa, Barnier in commissione e invece che Weidmann, Liikanen a ECB, che mi scappa da ridere, nel senso che se Weidmann era cattivo, Liikanen cazzo gli ha chiesto le isole greche come collaterale nei prestiti bilaterali gli ha chiesto le isole greche come bilaterale nei prestiti bilaterali Finlandia Grecia nel 2012, quindi voglio dire, se Weidmann non è simpatico, Liikanen non è certamente, non so, non è sicuramente uno facile, e quindi non so, vedremo. Però diciamo che la commissione parla al 2, l'Ecofin parla al 9. Qui quello che si legge sulla stampa italiana e un pochettino anche in certa stampa anglosassone, che non vede l'ora sempre di mettere una buona parola, è che sì, no, ma alla fine non succederà niente, il mercato è posizionato anche un po' per quello, cioè sì, succederà che gli danno all'Italia anche 6 mesi per comply, cioè gli dicono dovete fare queste cose entro 6 mesi, il tempo per la procedura EDP è tra 3 e 6 mesi, tu comply. Vedremo un po' quanto dura e quanto veloce dovrà essere la faccenda, la manovra italiana. Boh, non lo so, vediamo. Ovviamente la commissione non dice niente, ma è giusto, loro commentano atti ufficiali, quindi non è che possono stare dietro a tutto quello. Sì, infatti, credo che la lettera di Conte non è che non si sta molto ben ricevendo. No, io non so. Probabilmente l'avranno buttata direttamente, non so, nel cestino. Pensa alla Capustova appena eletta. Visto la posizione politica adesso, sai, ci sono due componenti su questo, no? C'è l'aspetto puramente tecnico, che credo che è quello che fa la commissione. Bisogna alla fine, al di là delle balle di queste, non segue una procedura con l'Italia come la segue con la Francia, con la Spagna, la seguirebbe con la Germania se facesse le infrazioni.
e credo che poi ci sia un lavorio politico in corso. Il lavorio politico, sì, sappiamo tutti cos'è, no? Sì, sì. Ma guarda, secondo me ci sono grandi probabilità che vada a finire come l'anno scorso, dove si sono affacciati al balcone urlanti con 2-4 di deficit per poi fare la buffonata del 2-0-4, una roba così, insomma. Cioè tu pensi che arriveranno di nuovo un pateracchio? Questo è più complicato, però questo sarebbe un tarallucci che richiederebbe molti tarallucci, ma soprattutto tantissimo vino. Non è da escludere, non lo so, vediamo. Perché il sentiero strategico è quello che è, e poi, devo dire, la vera notizia politica è questo, adesso io non ho letto i giornali negli ultimi 3 giorni, li avevo solo visto quando abbiamo iniziato, la mattina che abbiamo iniziato, ho guardato un po' di notizie su Twitter e ho visto questa uscita di Salvini, che a me sembra la vera mossa politica per quanto riguarda l'Italia. Quale? Che vuole fare la cosiddetta finanziaria subito, a luglio. Vuole anticipare la manovra. Che lui vuole fare la flat tax, perché credo che lui abbia ovviamente sentore che per quanto tonto, per quanto polentone, per quanto quello che vuoi tu, mulo, cieco, razzista, quello che vuoi tu, una parte di popolo lavoratore delle regioni del centro-nord comincia a vedere che se non la recessione pesante, la stagnazione continua e si accentua, le promesse sue non ne ha mantenuta mezza, dalle accise alla riduzione dei costi, delle tasse. Iniziano a diventare tante promesse non mantenute. E quindi ha bisogno di rilanciare al più presto una propaganda finta in cui lui la flat tax per tutti, la riduzione delle tasse per tutti la farebbe, ma non solo i grandi nemici europei non ce lo permettono, ma addirittura Di Maio, che è alleato del PD. Questo sarà il motivo, no, di luglio. E infatti Di Maio, che l'ha capita, gli ha risposto: vabbè, dimmi dove trovi le coperture, lui gli ha detto le ho già trovate, e quindi sarà quello lo scontro. Però se questo scontro, di nuovo, cioè di nuovo siamo sempre alle due scuole, no? Però vale la pena di dirlo, o lo scontro è un gioco delle parti, quindi non è uno scontro, loro fanno ognuno dei due la parte per il proprio elettorato, che è la versione di parecchi amici nostri, in realtà loro non sono due partiti, sono un unico partito che fa finta di essere due partiti, perché così tiene insieme due elettorati, uno populista di sinistra e uno populista di destra, e quindi poi faranno finta di trovare la pace. Oppure Salvini vuole andare a vedere le carte per provare le elezioni in autunno, a sentire poi il timing che ha appena dato Gianluca, diventerebbe perfetto, perché sarebbe, diciamo così, permettetemi l'uso, sotto attacco dell'Europa. Però sai, Michele, per le elezioni in autunno c'è pochissimo tempo, quindi dovrebbe dare un'accelerazione molto pesante, perché poi se vai oltre il mese di settembre è difficile convocare i comitati elettorali. Ma qual è, scusami, io qui non conosco, qual è la ragione tecnica per cui non puoi avere le elezioni, che so, il 19 novembre? No, tecnicamente credo che sia fattibile, il problema è che andrebbero, sforerebbero con tutti gli impegni riguardo, esatto, la, esatto, commissione. Sei sotto budget, devi fare la finanziaria. Esattamente quello, esattamente quello. Ci sono un po' di scadenze un po' strane, nel senso, sei sotto budget, dopodiché mi pare a giugno del 2020, Mattarella non scade nel 2021? Sì. No, 22. Perché c'è il semestre bianco. Sì, prima di la scadenza c'è il semestre bianco di Mattarella, che non può chiamare elezioni un 6 mesi prima della scadenza. Però sai, Mattarella che convoca le elezioni mentre 2 anni e mezzo prima di... No, intendevo dire che c'è proprio un periodo di tempo finito, e poi in mezzo a quel periodo di tempo finito ci sono dei periodi di finanziari, cioè entro ogni anno, di finanziari eccetera eccetera, dove non usa per svariate ragioni. Poi c'è l'estate, cioè alla fine, Michele, detta in positivo, o si vota, non so, marzo, aprile, maggio, diciamo. O si vota a settembre. Bravo. O settembre massimo all'inizio di ottobre. Cioè, quelle sono le finestre. Esatto. No, la mia sensazione, a proposito di quello che diceva Michele sul gioco delle parti, è che, come tra l'altro qui abbiamo detto molte volte, no? Salvini ha abbandonato per mesi completamente il campo della politica economica. Adesso sta cercando di dare delle risposte che poi verranno accolte, non verranno accolte. Comunque il suo interesse, secondo me, è quello che il suo elettorato le recepisca, cioè che appunto si faccia il giochino. Io voglio fare questo, la flat tax nella fattispecie, vediamo se me la fanno fare davvero, altrimenti sì, rompo tutto.
In questo gioco qua delle parti fra scimmie, bisogna capire che cosa fa cosa fa l'altra scimmia, nel senso di Maio, no, perché Di Maio lo vedo un po' in difficoltà, cioè davanti a sé ha due Beh, prospettive. col cervello c'è sempre stato, no? Nel senso, o fa come diceva Michele, risponde come sta facendo in questi giorni, cioè, trova le coperture, o altrimenti strategicamente potrebbe fare l'opposto, nel senso, potrebbe intestarsi le stesse misure di Salvini dicendo, ah, hai visto? Non le fa lui, io invece potrei farci. Ah, sta già iniziando un po' con i minibot, hai capito questa cosa qua? Ricordiamo una cosa, Thomas. Quindi tutto un Di dialogo Maio, fra scimmie, fra sordi, cioè... Di Maio, anzi, Gigino, come l'ho chiamato durante una sezione in cui ho detto che oramai è diventato parte di me, perché è un po' la mia ossessione, il mio contraltare, si trova in due difficoltà, cioè lui è stretto fra la morsa di una posizione che è oggettivamente di debolezza oggi al governo e una posizione di debolezza che è all'interno del suo movimento, perché la perdita di voti pesantissima, il fatto che si sia rivelato debolissimo è assolutamente inconsistente, credo che cominci a essere valutato anche dal signor Casaleggio. Che infatti, secondo me, non a caso l'altro giorno ha fatto un evento con Di Battista invece che con lui. Gli sta mettendo un po' di competi. Significherebbe per loro però un ritorno a una fase movimentista in cui Movimentista di dovrebbero opposizione, Michele. scavalcare nel linguaggio italiano a sinistra, ovvero nell'arco della Movimentista e sinistra di opposizione. Zingaretti per prepararsi ad andare all'opposizione a colpire Zingaretti, fra virgolette, da sinistra. A quel punto vedremo finalmente Fassina nel posto che gli compete, Finalmente, e cioè nel Movimento 5 Stelle. È un vero peccato che Bertinotti si sia ritirato con i suoi cashmere. Lo vedrei famosamente bene accanto a Casaleggio, no? Cioè Papa e Cipce, no? Stessa faccia, stessa razza, fatto il cazzo tutta la vita. Vabbè. infatti, anche nella comunicazione social di Di Maio è cambiato qualcosa. Adesso lui è molto più sul territorio, molto a fare quello che ha fatto per tanto tempo Salvini, no? Presenziare la sagra del fusillo, che ne so, comunque molto sul territorio, anche perché al Ministero non è che combini niente. Tra l'altro, sfortunato pure lui, gli arriva uno al giorno al MISE che non funziona, roba che lui non sa assolutamente come affrontare, Ma se non come si con gli slogan. sposta Di Maio? Come si sposta? Fa come Salvini che utilizza gli aerei della polizia o prende gli scooter elettrici? Come cazzo si sposta? A proposito, c'è stata una risposta, pare che sia ufficiale, da parte del Viminale, che erano tutte missioni ufficiali, quelli di Salvini. Perché è furbo, fa Tutta una missione. è furbissimo, si inventa le riunioni con i prefetti dove fare i Alla conti. mattina alle 9 e poi dalle 10 fa su tutta una roba sul territorio politica da Esatto. attivista della Lega in realtà. Esatto. No, sta funzionando così, è uno scenario inquietante per certi versi, interessante per altri, perché cioè, qui abbiamo due parti di un governo che sono molto simili, come diceva Michele prima, addirittura da pensare che possono fare anche il gioco di sponda, però che spingono in direzioni diverse. Adesso Di Maio sta usando come cavallo di battaglia quello che piace tanto a Thomas, che è il reddito minimo, no? Sì, Credo che sì. Sì, incentreranno tutta la seconda parte dell'anno sul reddito minimo. no, fatemi fare esatto una piccola finestra su questo. Visto che Boeri è andato in modalità polemica perché secondo lui in realtà non lo vogliono fare quando sarebbe necessario farlo perché così si eviterebbe di sfruttare i lavoratori in nero. Secondo me purtroppo invece si avrebbe l'effetto totalmente contrario, si sa come va a finire in Italia. Non credo che un salario minimo legale ponga alcun incentivo alla regolarizzazione di alcunché in alcuni settori. Allora, Anzi, se vi lo pongono dico. al livello che hanno in mente loro, 9,15 euro, l'incentivo è ulteriore nero. Quindi, secondo me, non era molto una critica ben centrata quella di Tito. Allora, vi dico, ho letto proprio di sfuggita stamattina un po' di titoli, mi pare che uno fosse il Sole 24, un articolo del Sole, in cui si calcolava il maggior costo per le imprese in circa 9 miliardi. Non so onestamente come hanno fatto i conti, eh? Quindi non posso dire se è corretta o non corretta questa stima. Però per dire, una roba del genere avrebbe un costo per le imprese, che evidentemente sarebbero fortemente incentivate a ridurre i propri organici. Beh, sì, allora io voglio ricordare quali sono le evidenze empiriche rispetto al salario minimo. Allora, il
Il salario minimo è una politica che praticamente, che cosa fa in pratica? Prende, taglia la distribuzione delle remunerazioni nella coda molto bassa della distribuzione. Vuol dire che tutte quelle che naturalmente starebbero al di sotto della soglia devono spostarsi al di sopra della soglia. In caso di perfetta bind, cioè nel senso, se è binding, se tutti lo rispettano, quello accade. Se è fissato come normalmente è fissato negli Stati Uniti piuttosto che in altri paesi europei a livelli accettabili, non ha un effetto veramente minimo sull'occupazione generale, ha effetti negativi su alcune parti della forza lavoro, giovani e donne principalmente. Infatti solitamente cosa si fa? Ci sono molti paesi europei che piazzano un sottominimo per i giovani, perché effettivamente se entrano nel mercato di lavoro, questo è quello che succede. Il problema di quello che è della proposta dei 5 Stelle è che il loro livello è abnorme. Cioè, saremmo il primo paese, è andato un mio collega a parlare in Parlamento, a essere audito, ha fatto i conti che avevo già fatto io tra l'altro un anno fa, e ha mostrato, ha detto a tutti, guardate, questi, innanzitutto se volete fissare un salario minimo bisogna costruire un'autorità indipendente, che sia indipendente dalla politica, che lo fissi in maniera che sia scollegata da quello, perché altrimenti sarebbe il mercato delle vacche. Cioè, immaginiamoci, a ogni tornata elettorale ci sarebbero il mercato delle vacche per aumentare il salario minimo. E poi il livello è troppo alto, cioè è fissato ai livelli della Germania. La differenza di produttività che c'è in quella parte di distribuzione fra Germania e Italia è dell'ordine del 20%, quindi scordatevi che quel livello lì sia accettabile, è semplicemente quello. Poi uno può discutere se può essere introdotto o non può essere introdotto, i problemi del mercato del lavoro, l'informalità, tutto quello che volete, però il grande problema è che quel livello lì è fuori dal mondo, veramente fuori dal mondo. Ma la mia personale interpretazione è che loro continuano, guardate che hanno rilanciato anche storie di assicurazione contro la disoccupazione europea, che di nuovo, per carità, in teoria non è una cattiva idea, ma per farla estendere a livello europeo devi uniformare gli uffici del lavoro, i ministeri del lavoro, pratiche, criteri per essere disoccupati, eccetera. Credo che siano tutte tattiche per far, chiamiamola così, uscire la loro anima di sinistra e al contempo dire noi le cose buone le vorremmo fare, ma sono gli altri europei che sono cattivi. Sì, sì, sì. No? Essenzialmente quello, sì. Sì, sì, è la solita tattica di spararla altissima con le ambizioni per poi farsi dire no, perché effettivamente è infattibile adesso come adesso. Non riescono a mettere a posto i public employment services in Italia. Vediamo cosa sta succedendo con i navigator, cioè una cosa anche lì. Il navigator, tra l'altro, è passata di nuovo. Questo è stato uno delle tante nostre, come dire, interviste fallite, vero ragazzi? Esatto, già, infatti. No, riproponiamo. Noi abbiamo sempre l'appello, Domenico Mimmo, io sono sempre qui, è sempre lo stesso. Quello con cui volevi discutere qualche mese fa, compari, sono qua. No, perché il reddito di cittadinanza oramai è legge, hanno iniziato a erogarlo, però di politiche attive del mercato del lavoro non ne abbiamo viste finora. A proposito, come avevamo preventivato qualche mese fa, l'altro giorno c'è stato il primo maxi concorso, pare che siano già state depositate i primi ricorsi. Quindi questa è una roba che, come ampiamente, facilmente preventivabile, andrà per le lunghe. Vabbè, sempre le cose fatte così a caso, per non dire un'altra parola, in Italia purtroppo. Intanto eroghiamo il reddito di cittadinanza, esatto. Poi si vede. Le politiche attive per il lavoro hanno tempo di arrivare. Sì. Beh, il quadro politico quello è, se vedremo le mosse. Invece c'era Gianluca, che lo vedo lì, che fa... Stavo facendo i conti. Riflessioni e conti, che era preoccupato per le notizie dalla Cina. Lei, no, adesso analizziamoci un po'. Sì, no, aspetta. Qualcosa sulla Cina è successo un casino. Però sì, faccio vedere solo una cosa. No? Non hai detto cosa sia successo. Faccio vedere solo una cosa sull'Italia, scusate, una roba sola. Stavo facendo i conti mentre parlavate. Mentre lui fa i conti, annuncio che forse il mio PC, grazie alle potenti wifi della team, è riuscito a scaricare i primi 4 video che ancora non sono in canale, quindi dopo comincio a mettere il primo. Si vede,
Si vede. Ah, se cominciate ad andare a Liberi Oltre, questa chiacchierata andrà anche su Liberi Oltre. Allarga, ecco, bravo, zoomalo un attimo. Andrà in parallelo, vai. Allora, questo qua sono i conti che stavo facendo. No, non ho messo l'IVA né come source, cioè né come se fanno le clausole IVA da 23 miliardi e 3 va aggiunta alla colonna a destra. Se invece non la fanno, bisogna trovare altro e quindi va aggiunta come una, cioè come fosse una spesa, diciamo, no? Perché se non la fanno. Quindi non l'ho messa perché non so da che parte va. Nel senso che il governo, in teoria, ha una legge, quindi dovrebbe andare a destra come nelle fonti di finanziamento. Però siccome continuano a dire che la vogliono cancellare, non la metto, che faccio prima. Quindi parlando di quelle cose che si discutono questi giorni, il budget italiano 2020 dovrebbe consistere, a sinistra ci sono gli usi, cioè le cose, come si spendono i soldi, 4 miliardi di rifinanziamento delle cose che non si finanziano se non annualmente, tipo le missioni militari e cose che non si possono budgettare perché non sai se finiscono l'anno dopo o no. 11 miliardi è l'extra budget che ci ha chiesto l'Unione Europea per non andare in procedura. Io ho stimato 8 miliardi per una minore nominal growth del PIL, ma quella roba lì potrebbe arrivare fino a 15 anche, onestamente. Ma mettiamo che sono buono oggi, quindi ho messo 8. E poi c'è la flat tax di Salvini che va, il numero io ho messo 10, ma potrebbe essere, dice, qualsiasi. E quindi si arriverebbero a 33 miliardi di manovra, che dall'altra parte, per quello che si legge sui giornali, dovrebbero essere, diciamo, controbilanciate da 4 miliardi di spending review, 4 miliardi di minori spese di quota 100 e reddito di cittadinanza sull'anno prossimo. Ricordo che l'anno prossimo le due misure valgono 16 miliardi. E secondo me non si arriverà, si arriverà a 6 per 1, diciamo, più o meno, così a occhio. E fatto così, la quota 100 è già 6 più o meno. Il reddito di cittadinanza dovrebbe essere 520 euro medi per 1 milione circa, che fa 6 miliardi all'anno di persone. Sono 6,50 per adesso i redditi di cittadinanza medi a 540 euro. Poi ci dovrebbero essere un po' di cancellazione di tax expenditure e anche gli 80 euro di Renzi, perché se si fa la flat tax immagino che si tirerà a cancellare quelle, un po' di quelle robe lì, no? Perché cambieranno i brackets, le detrazioni. Quindi già così siamo a 11 miliardi di deficit in più, che corrisponde più o meno al fatto che il target, che era 2,1, andrebbe con 11 miliardi di debito in più o meno al 2,7. Se poi non fanno l'IVA va a 4 e rotti e ciao. Detto questo, la finiamo qua con l'Italia, che così adesso abbiamo messo giù i numeri. Dunque, in Cina succede questo. In Cina succede che salta per aria una banca che si chiama Baoshang e stavo dicendolo prima con Michele, no? La People Bank of China, che è la banca centrale cinese, fa delle robe strane. Cioè, loro hanno una tattica completamente diversa da Fed e ECB. Loro ogni tanto, pur essendo in una politica monetaria totalmente lassa, cioè molto, con tassi molto bassi, eccetera, eccetera, loro ogni tanto fanno saltare per aria nessuno, cioè tirano, fanno sì che in qualche asta o in qualche meccanismo di rifinanziamento presso People Bank of China ci siano delle discontinuità violentissime, tipo i tassi vadano dal 2 al 5 all'improvviso, un giorno, così. E quello lì serve, secondo me, a segnalare, guarda caso succede quando una delle istituzioni è in difficoltà e quindi deve andare in asta o a fare dei refi piuttosto pesanti, no? Loro, secondo me, fanno questo perché buttano dentro il sistema ogni tanto delle mini scosse telluriche che gli servono a controllare gli eccessi. Ma qualcosa io la trovo abbastanza furba come cosa. Perché a parità di moral hazard dei vari QE e di tutte le varie politiche monetarie, tirare giù i tassi contro le tariffe, quelle cose che Michele ha criticato, no? Almeno loro ogni tanto qualcuno lo fanno saltare, no? Cioè. Ma sì, credo che tra l'altro... Va detto, io non seguo più di tanto, va detto che magari fanno saltare, capito? C'è sempre un po' di possibile arbitraggio politico, no? Lo so, Michele, hai ragione, però... cioè non è detto che salti il peggiore, no? Questo mi stai dicendo, salta quello che magari è. Cioè, magari salta quello che gli sta No, sulle balle. Lo scontro in Cina su sta storia di quelle che sono note come
SOE, state-owned enterprises. Certo. Il controllo delle risorse in questi ultimi anni, grazie anche alle politiche di Xi Jinping, si è accentuato. Cioè non è... E quindi... sì. Però, sì. Sai Michele, io quella roba lì, sai, un po' la considero come sunk, cioè irrilevante, nel senso che tanto è così. Cioè, non è che ci possiamo fare niente. No, nell'analisi positiva è così, cioè nell'analisi positiva obiettiva è così perché è così. Fine. No, tra l'altro mi sembra una cosa interessante da dire a chi ci ascolta, che una delle leve di politica monetaria utilizzata dalla People Bank of China, a differenza delle banche centrali dei paesi avanzati, è di spostare praticamente le riserve obbligatorie, cioè la percentuale che devono mantenere sul conto corrente. Credo che sia uno dei principali strumenti per aumentare o diminuire la liquidità nel sistema. Sì, loro hanno un sistema bancario fatto in una maniera strana, nel senso che... Allora, prima di tutto, disclaimer, i dati cinesi, ok, cioè nel senso, cioè, facciamo finta di prendere per buoni quelli che ho io, ma potrebbero essere buoni quelli che ha qualcun altro. Cioè loro hanno uno shadow banking enorme, perché hanno tutta una serie di robe che dà i negotiable certificate of deposits, che sono delle specie di certificati di deposito negoziabili, che vengono tradati e che le società emettono come finanziamento, no? Cioè si finanziano buttando fuori questa roba qua. Mm-hmm. E allora vi faccio vedere una cosa, che è uno di quei mini earthquake che dicevo, vi faccio vedere questo. Allora, se guardate questa roba qua, questa cosa qua, questo è lo spread tra i certificati di deposito AA e AAA. Guarda che roba che gli hanno fatto tirare, no? Dopo Baoshan. Bang! Cioè loro fanno quella roba lì ogni tanto, no? Cioè, di botto, una roba tra AAA e AA che ha uno spread normalmente di 30 va a 100. Capito? Cioè loro fanno questa roba qua. E quindi, e vabbè, e quello è un modo che la Cina ha di finanziarsi. Poi hanno dei vari rimpacchettamenti anche dei non performing loans, in delle cose che un famoso hedge fund manager americano che è Kyle Bass ha sempre criticato, dicendo che lì dentro non si sa che cosa c'è, quindi prima o poi esploderà tutto. La verità è che non è che si sappia granché sullo shadow banking cinese, si sa che è molto grande, perché oltre ai canali tradizionali ci sono i canali appunto di shadow banking, però insieme a quelle robe che vi ho fatto vedere che fa esplodere la People Bank of China, dall'altra parte cosa abbiamo? Abbiamo i tassi, i tassi sui repo normali, che li vedete dove sono, cioè sono qui. Questo è l'overnight repo rate, questo qua. È l'1%. Quindi fanno saltare magari in maniera selettiva qualcuno, ma intanto poi tirano giù come fanno le banche centrali europee, no? E secondo me non è una roba... Cioè, loro ce la fanno perché probabilmente, sai Michele, anche lì il fatto di essere così militarizzati, cioè sanno tutto di tutti. Ma sì, appunto, la considerazione che voglio fare è che molti gira, no? C'è anche, posso dire, Alberto Forchielli, vabbè, certo, è uno di questi in Italia che gira, questa roba di cinesi non ti puoi fidare, eccetera, eccetera. Per carità. Ah, è tutto vero, cioè è un mondo ancora molto non è anche il nostro mondo finanziario e non finanziario sia un modello di trasparenza da paradisi, come sappiamo, e l'Italia poi ne ha fatti tutti i colori. Però chiaramente quello cinese è molto più oscuro, l'intervento statale è molto più forte, gli amici della politica contano. Però la Cina va sempre guardata dal punto di vista di da dove veniva, non di dove. Ovviamente. Se la Cina non la guardi dinamicamente, certo ti fa paura. Ma se la guardi dinamicamente, dici, beh, insomma, in confronto a 25 anni fa è un'altra cosa. Quindi questi aspetti che Gianluca sta sottolineando, no? Di opacità, di targeting della banca centrale che all'improvviso prende non il bazooka, ma il super anticarro e tira giù qualcosa e non riesci neanche a capire bene perché. No? L'ha tirato giù, sempre perché questa facendo porcherie, erano completamente insolventi, perché chi lo sa? No, la vendetta trasversale. Tutte queste cose ci sono, sono scontate e rendono un paese da trattare con le pinze. Ma tra trattarla con le pinze e demonizzarla ce ne passa. No, ovviamente. Questo è il punto, a mio avviso, che non si capisce. Che nella politica... Quello che a me è sempre stupito, non so se stupisce voi, che questo grande boom non abbiano ancora fatto nessuna crisi di sistema, di assestamento nel sistema finanziario. Cioè, onestamente questa cosa mi stupisce.
Con un boom così ampio, dopo così tanti anni di boom, normalmente un assestamento sui mercati finanziari te lo puoi anche aspettare. Allora, lì, allora io lì ho scritto una... A me stupisce, ma magari mi sbaglio io. No, cioè, allora lì ho scritto... Ad avviso dei molti con cui ho parlato è perché la banca cinese è, come dire, è tutto l'opposto della double entry bookkeeping come Dio comanda. Sì, guarda, allora diciamo una roba. Il mark to market. Sì. Ma più che sì. Diciamo così, va. Che è una roba che c'è. Cioè, infatti, ogni tanto una di queste che va a cambiare l'aria all'improvviso perché era talmente uno schifo che diceva, dai, questa togliamocela di mezzo. Tanto no, ma infatti loro fanno così. Io devo dire che a me non dispiace. Cioè, allora, visto che. Facciamo un discorso un po' dal. Un po' generale, no? Visto che i mercati sono stati, diciamo, presi un po' in ostaggio dalle banche centrali di tutto il mondo, nel senso che il contenuto informativo dei prezzi, quando l'intervento delle banche centrali è così pesante, possiamo discuterne, no? Cioè, di cosa voglia dire. Questo è un tema che dovremmo trattare un giorno. Sì, un giorno dobbiamo fare una puntata speciale su sta cosa. Sì, io devo dire, ormai di QE non ne posso più. Dobbiamo parlare solo di questo, da tanto tempo ce lo diciamo. No, io e Thomas... Sì, fare proprio tutta una puntata. Su sì, guarda, io su quello lì, diciamo così, ho raccolto un sacco di dati, Thomas sa che accidenti di presentazioni ho su quella roba lì, diciamo che è così. Però, diciamo, posto che più o meno l'hanno fatto tutti, no? Dal Giappone alla Cina, all'Europa, agli Stati Uniti. Cioè, dentro questo, diciamo, subset subottimale... secondo me, set subottimale, scusate, c'è un subset un po' meno subottimale che è quello della Pippo Bencociani, che almeno uno o due li fa saltare in aria ogni tanto, no? Cioè, capito? Nel senso, fa schifo tutto per quanto mi riguarda. È troppo prolungato, a me va bene il QE se nei momenti in cui la liquidità diventa insolvenza, ma poi se dura 20 anni, voglio dire, diventa fiscal policy praticamente, no? Quindi, cioè, il tema è ogni tanto, almeno la Pippo Bencociani, con tutta la discrezionalità che volete, ma almeno fa saltare qualcuno. Dopodiché la discrezionalità c'è anche in Europa, perché quando tu dici che un collateral è eleggibile e l'altro no, cioè un collateral lo puoi portare a fare il QE, un bond lo puoi portare a fare il QE e l'altro no, o quando l'ECB decide che compra delle robe e non compra delle altre, uno potrebbe eccepire che c'è la stessa discrezionalità. Sì, sì, l'unica cosa è che lì è infinitamente meno trasparente. Infatti adesso tu stesso, su questo specifico episodio che avevi visto oggi, ci dici, boh, però perché? Non ho ben capito perché questa roba è successa. No, ma nel senso... Scusate, una notizia che mi capita, sto mano, se me lo scordo. Io ho ignorato la posta. Martin Feldstein è morto, lo sapevate? Ah, povero. Sì, è morto un po' di giorni fa. Sì. Parecchi, cioè 15 giorni il 5 fa. Mi sembra, no? Una roba sì, sì, l'avevo, sì, 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 l'avevo letto. Ah. Vabbè, non mi era simpatico, ma era sveglio forte. Sì, non era per niente. No, non era il massimo la simpatia, ma... Però scriveva delle cose non banali. Comunque, detto questo, quello che sta succedendo, adesso parlo un po' del mio mestiere, quello che sta succedendo negli ultimi giorni è che, diciamo, in una situazione di liquidità abbondante, o più o meno abbondante, cioè si sono visti due o tre situazioni abbastanza critiche in Inghilterra su dei fondi. Uno si chiama Woodford e uno si chiama H2O. Sono uscite sui giornali anche italiani. Sì. È liquido questo secondo? Appunto, il problema di H2O, ironically, è che su certe posizioni illiquide... This was a bit nerdish. Su certe posizioni illiquide... Allora, vi faccio vedere una cosa che succede quando c'è un po' di panico su un fondo. No? Allora, guardatevi questa roba. Guardatevi il naso, Questa roba qua è spettacolare. Nel senso, quando si cominciano, che vi dà l'idea di cosa vuol dire anche, cosa vuol dire anche quando le banche centrali devono fronteggiare un run to deposit. No, un run ai depositi, no? Cioè, è veramente quello. Cioè, allora, vi faccio vedere un fondo H2O Allegro, che H2O Allegro si chiama questo qua, Allegro, non so se quanto Allegro, ma non troppo. Esatto. Allora, guardatevi questa. Vabbè, dai, è un gin and tonic, praticamente. Sì, allora, aspetta un secondo. Allora, vi faccio vedere una cosa. Sharing... Ok, guarda qua, questo qua lo vedete è il fondo e questo qua è il prezzo del fondo, no?
Dopodiché vi faccio vedere, cioè il prezzo, la quota, quanto vale il fondo, eccetera. Dopodiché guardatevi invece quando vi metto i total asset, cioè cosa succede ai total asset del fondo. Oh, bello! Cioè questo fondo c'ha in due giorni... Cazzo è il mortirolo quella roba lì. Cioè in questo fondo ha in due giorni, passa da 2 miliardi e 4... Fatto vedere, Michele, te lo faccio rivedere. Questo qua è il prezzo del fondo, no? Lo vedo. Che va un po' giù, perde un po' di... Questi qua invece sono gli asset del fondo. Via. Che passa da 2 miliardi e 4 a 1 miliardo e 7 in 3 giorni. Lì se sei illiquido, sei fottuto. Sei fottuto. Quindi adesso, non è per dire, ma questo dimostra... Qualcuno ha preso paura. Allora, qualcuno si è preso paura, ha riscattato, ma questo dimostra anche che il fondo così tanto illiquido non era, perché sennò questa roba come gli fai fronte? Esatto. No, nel senso. Questi sapevano cosa faceva, cioè gli è andata bene. Sì, nel senso, adesso va bene tutto, no? Va bene, poi possiamo discutere di cosa avessero dentro nel fondo, eccetera, eccetera. Però non è che tu cacci 700 milioni se hai tutti i bond della Rocca Cannuccia Spa. Cioè, questo è un altro esempio della... perché alla fine guardate che i fondi sono solo delle banche sofisticate, con dei minimi per i depositi, insomma. Delle piccole regole sui conti, quello so, non è che sia la mia nonna Mariuccia, che poi non c'era, era solo, si chiamava Maria. No, questo è uno di questi esempi che la gente dovrebbe capire, no? Di cosa sono i colpi di paura nei mercati, a cosa servono le banche centrali indipendenti e ben fatte. E cos'è, cos'è il lender of last resort? Questo è il lender of last resort. Sì, poi lì sai se cosa. Lì succedeva una banca invece che al fondo, la banca... Ecco. Ecco, allora tenete conto una cosa, voglio dire una roba, Michele, che non ho mai detto nelle chiacchierate, no? Un fondo come quello lì lavora praticamente senza leva, no? Cioè incassa dai sottoscrittori 2 miliardi, investe 2 miliardi, ok? Sì, poi può fare leva con i derivati, ma diciamo che può arrivare a una volta e mezza, no? Cioè incassa 2 miliardi, è investito nominalmente per 3, quindi prende le variazioni di prezzo su 3 miliardi del suo attivo. Un hedge fund, al contrario, può andare a leva 2-3, quelli di Giorgio De Santis che fanno corporate bonds e che giocano la curva, quindi magari vanno lunghi del 10 anni e corto del 5 o del 20, fanno leva più alta, anche 5 volte, perché comunque non hanno una esposizione al rischio, tradando cose correlatissime molto elevata. No, quindi al massimo quegli hedge fund arrivano 3, 4, 5 volte. Una banca sta a leva 12. Nel senso che una banca ha capitali per 10, attivi per 120. Ok? Per cui immagina... E che cosa c'è dall'altra parte nel passivo per 110? I depositi o i bonds? No? Oltre al capitale sociale. Per cui immaginatevi se una banca si trova a fronteggiare una fuga dei depositi che valgono per 110, cosa deve fare sugli attivi? Cioè deve vendersi degli attivi, che vuol dire che sugli attivi ha i prestiti alle imprese e deve chiamare indietro i prestiti alle imprese. Per quello una funzione bancaria anche di sorveglianza delle banche è così critica, perché se c'è una crisi di fiducia viene giù se no potrebbero, non lo so, sempre essere funded by minibot, no? Eccolo lì, no, è arrivato, lo sapevo. No, un bel paio di mini bilioni di miliardi di milibot. Chiamiamo quelli lì come Bombolo e il Borghino, che dicono che le risorse sono infinite. No, potrebbe essere un'altra leva, no? Invece di avere una BCE, basta, arriva, ci mettiamo Borghi. Sì, è certo. Oppure Libra. Esatto. Quelli che vanno lì in banca, che fanno il bank run, invece di dargli euro, gli diamo queste patacche. Sì. E vediamo come finisce, no? Sì, no, esatto. Per cui la sorveglianza sugli attivi bancari è fondamentalmente quella roba che noi chiamiamo matching di liquidità o di duration, come volete. Nel senso, se ho depositi a vista dalla parte passiva che mi possono venire riscattati in ogni momento, devo avere di là qualcosa che posso vendere in ogni momento. No, è per quello che le banche sono un player critico, che è un po' quello che abbiamo visto nel panel a Liberi Oltre con gli altri, sono un player critico del mercato europeo, perché mentre in America ci sono un sacco di fondi, no? Tipo i fondi monetari che fanno lending, poi, no? Nel senso, i fondi monetari possono fare lending negli Stati Uniti. Guarda che sei giù di microfono, Michele. I money market funds li chiamate fondi monetari in Italia? Sì.
Io imparo tantissimo. Sì, chiamano, io ho imparato dal mio professore in cattolica, era Claudio Borghi, conosce tecnicamente. Lui li chiama corretta, è l'unica cosa che dice corretta, tutto il resto è una cazzata, però allora li chiama fondi monetari di mercato. Sì, sì. O no, fondi del mercato monetario. Sì, insomma, diciamo che la funzione bancaria è abbastanza... Basta non fumare. Ci vediamo. E poi ci fanno il culo, anche mia mamma mi dice un sacco di robe, fumi troppo, dici le parolacce. Io ho appena mangiato le ciliegie per un punto per non... Sì. No, insomma, ecco, era per dire che tutta questa roba qua, che questi signori fanno sempre facile, non è così facile, come a volte, per esempio nel caso di H2O, sicuramente c'è una situazione di difficoltà, perché poi le robe... queste robe qui, come avevamo detto in qualche altro video, vanno via fuori con la velocità delle epidemie, no? Per cui quando si diffonde una voce che è un fondo in difficoltà, tutti pigliano paura, riscattano tutti nello stesso momento. E in quel momento lì è qualsiasi fondo salta in aria, cioè ve lo voglio dire, come qualsiasi banca salta in aria se vanno a riscuotere tutti i depositi, tutti quanti, no? Per quello ci sono le banche centrali, per quello in quei momenti serve il QE, no? Che nel senso, se tu hai attivi... Se io sono una banca e ho attivi buoni, ma che siccome devo venderli tutti quel giorno lì, ho un rischio di esecuzione della vendita pazzesco, perché se si sa che io devo vendere 58 miliardi di BTP quel giorno là, è presumibile che non li venda al prezzo di mercato, è presumibile che li venda a 20% più basso. In quel momento deve arrivare la banca centrale. E quello è l'unico QE che secondo me è giustificabile. Dopodiché se vai avanti 7 anni potremmo discutere se è giusto o no. No? Ecco. E degli incentivi che mette una roba del genere, no? A prestare a gente che la mandi avanti solo perché i tassi sono a zero, no? Questo era un po' il discorso. Non so quanto dicevi, i fondi monetari sono quasi inesistenti, quella QE ha ammazzato tutto. Certo. Il poco che c'era ha ammazzato. Certo, il mercato interbancario in Europa non c'è più. Morto. Non so che tipo di correlazione si può avere col discorso che faceva Gianluca, però mi piace ricordare che ancora una volta Mario Draghi, nel suo discorso della settimana scorsa, ha sottolineato come il ruolo dell'ECB c'è, è delimitato in certi ambiti, che quello che è mancato, e ha fatto la sua parte, la banca centrale, lui ha ricordato ancora una volta, credo che sia, lo faccia quasi sempre, come invece quello che manca è il ruolo dei governi. L'avrà detto 200 volte. Appunto. Lui lo dice continuamente. Sì, pura bestia. Da quando fece quell'ultima relazione come governatore della Banca d'Italia? Cos'è? Nel 2008? Sì. Quando è che se ne andò? 2008? 2008 credo, no? Che lo disse con una franchezza tremenda. Cioè, nonostante le sue cautele, per carità, a volte anche i suoi democristianismi. Infatti, guarda, andate, io non sono nemmeno convinto, magari su questo chiudiamo, che io non sono nemmeno convinto, e non sono mai, ovviamente non lo dirà mai, conoscendo l'uomo, che lui sia convinto di aver fatto bene esagerando così tanto col QE. Sì, esatto. Sarà... A volte io ho l'impressione che sia il frutto di una situazione in cui si rende conto di essere messo in un angolo, di avere responsabilità alla fine del suo paese di origine, no? Ha guidato malissimo e che quindi si spinga all'estremo più possibile, no? Nella disperata speranza. Sai Michele, cosa? Adesso che finisce il suo mandato lo invitiamo a parlare, no? Finisce il mandato, anzi guarda, gli scrivi, lo chiediamo a lui magari. Lì nella puntata in cui volete parlare del QE, io anche un'altra cosa vorrei parlare con voi, nel senso di questa cosa del target di inflazione al 2. Cioè, quindi, da dove viene? No, nel senso, scusami Michele, poi mi insegnate voi che insegnate. No, lì se capisco dove stai andando, c'è niente da insegnare. Cioè, io questa ossessione del target di inflazione più 2, meno 2, più 3, meno 3, non la capisco, nel senso che abbiamo fatto interi decenni, soprattutto quelli caratterizzati da cambi della produttività per innovazioni tecnologiche o whatever, in cui l'inflazione era negativa e crescevamo all'8 nominale. No, più o meno, cioè tipo mi viene in mente la seconda rivoluzione industriale, sì, no? Sì, no. Con inflazioni negative e crescite nominali pazzesche. Allora, no, esatto, per quelli che sono un pochettino interessati su questa cosa, c'era un bellissimo post su Noise from America di tanto tempo fa, mi ricordo, su questa cosa,
Però ho scritto anch'io un pezzo sul mio account LinkedIn, andate lì, era più o meno sulla falsariga in cui spiegavo queste robe qua, esattamente. No, magari lo ripeschiamo quando facciamo la raccolta degli articoli di Noise. Sì, no, nel senso, insieme al QE, che serve, secondo le cose che ci dicono le banche centrali, a ancorare le aspettative di inflazione al 2, e che secondo me invece... Ma dove? Però insieme a a quello bisognerebbe discutere, sì, ma perché devo ancorare le aspettative di inflazione al 2? Cioè, nel senso, la deflazione sicuramente... Allora, se volete una discussione seria, però purtroppo nonostante sia, come dire, vissuto in ambienti semi-italiani per lungo tempo, qui bisognerebbe invitare Mike Woodford. Io anche lo invito, sì. Però bisogna farlo in inglese. Se no, vediamo se alla Fed di New York, dove ha lasciato molti rampolli, fatemi pensare se ce n'è qualcuno. Potrebbe essere, perché questo è interessante. Potrebbe italiano, perlomeno sappia l'italiano, perché tutta quella roba lì, il capostipite teorico, io la considero una fantasia. Sono stato estremamente ironico, poi un'altra delle tante battaglie perse, ma l'ultima volta che ho discusso un paper di Mike alcuni anni fa finiva appunto con l'immagine di... Vi ricordate in Fantasia che c'è l'apprendista stregone alla fine di Fantasia, quello di Walt Disney. Sì, sì. Finiva con un'immagine di quello e dice, beh, anche lui si chiama Mickey Mouse. No, Mike e io siamo amici da quasi quasi. No, però sì, quella lì è la... Non lo potevo permettere, spero non si sia arrabbiato, forse si è arrabbiato. A livello scientifico viene da lui, sì. Diciamo sì, che... sì, a livello scientifico lui che la teoria, anche altri, per carità. Sì, no, principalmente da lui. La persona che ci ha messo più dentro... 20 anni è lui, solo che lui non parla italiano, quindi sarebbe una cosa, come dire, un po' elitaria. Dai, organizziamo questa puntata, dai. C'è qualcuno alla Fed di New York, dove Mike per lungo tempo, anche ora, ha fatto il consulente e ha lasciato molti parole. Ah, vabbè, è un tema interessante. No, è un tema fondamentale anche per capire, e per capire perché, io non so, per Fred Di Giuliano scrive sempre gli articoli, ma questa roba che Olivier Blanchard sarebbe il perfetto sostituto di Draghi, a me ha fatto un po' spavento. Spero che la cosa non vada da nessuna parte. Non parlo, va? No, andiamo qua, perché... no, cioè proprio no adesso. Preferisco degli altri, mettiamola così, va, se posso. Ragazzi, cosa facciamo? Ci salutiamo? Salutiamo, dai. Ciao. Alla prossima. Allora, alla prossima volta, il canale cercherà di riprendere dopo questa esplosione milanese con i suoi ritmi normali, come avete visto, come chi vedrà questa avrà anche visto, di conseguenza è saltato fastidio, perché sia lui che io eravamo qui, ero preso, io ero fatto, non avevo comunque cercheremo di adesso fra un po', infatti tra l'altro per quello voglio buttarmi in piscina, perché io da stacanovista ho accettato alle 6:30, faccio mezz'ora registrazione. Con un club di ragazzi scienziati all'estero legati al PD. Ah, ok. Legati al PD. Che vogliono massacrare. Vabbè, quasi, hanno allora detto che Bisina e io siamo servi del capitale, perché c'è anche Alberto. Vedremo. Ah, bellissimo. Oh, bellissimo. Non me la vedrò anch'io. Ma non a ridere, perché gli ho detto, guardate, mi sembrate aver capito già tutto, quindi è inutile che Alberto e io facciamo lunghe presentazioni. Il capitale con la K. Ma quella lo uso anch'io per ridere. Sì, alcuni non capiscono l'ironia. Poi, infatti, io volevo scherzare, ma poi infatti mi sono taciuto, no? Alla finale della giornata che mi è venuto con. Abbiamo cantato anche Bandiera Rossa. Esatto. No, era l'internazionale. Era l'internazionale. No, perché poi se gli togli le stronzate del comunismo, eccetera, è una canzone divertente, semplice. Sì. Di persone che vogliono, però è una vigliaccata, l'abbiamo fatta oltre, non liberarsi. L'abbiamo fatta senza Stagnaro, che è il vero comunista con la K. Carlo è Carlo comunistissimo. Specialmente in quanto genovese, poi c'è un senso della ciao Carlo. Ti voglio bene. Buon ciao a voi. Ciao ragazzi. Ciao.